E voi mi sapete dire di che cosa c'è più dolce del bacio della mamma? I baci della mamma sono dolci, sono caramelle, sono belli come le stelle. Siamo in compagnia della responsabile del plesso di Cannetiello del secondo circolo didattico di Agropoli, Luigi Scudiero. Allora Anna, questa sera una grande novità per Agropoli, perché per la prima volta all'interno di questo splendido scenario che è il castello di Agropoli avverrà tra pochi minuti, pochi istanti, una recita insomma di fine anno. Come mai questa idea di riprodurre insomma una recita scolastica in questo luogo? Praticamente noi questa sera facciamo una replica di quello che è stato lo spettacolo di fine anno dedicato ai bambini che lasciano la scuola dell'infanzia e vanno poi a settembre alla scuola primaria. Siccome alle mamme è piaciuto tantissimo, è un recital di canzoni, c'è qualche balletto, un po' di recita dedicato alla mamma. Allora è piaciuto tanto e hanno proposto di riproporlo ad un pubblico più vasto, perché voi conoscete il nostro plesso, per quanto abbia aule molto grandi però non è possibile ospitare i genitori, i nonni, i nonni paterni, i nonni materni, per cui abbiamo la possibilità questa sera di allargare l'utenza. Veramente noi siamo orgogliose di essere state le maestre di questi bimbi che questa sera definitivamente salutiamo. Questo è l'ultimo anno che hanno vissuto con voi, vuoi lasciare un messaggio, anche ti fai portavoce anche delle altre maestre, insomma, per questi bambini, per accompagnarli poi nel cammino anche scolastico? Quello che vedrete, che vedranno i genitori fra un po', è il risultato di un lavoro di équipe che è iniziato 3 anni fa, quando li abbiamo accolti a 3 anni, quando facevano fatica a staccarsi dalle braccia dei genitori, e li abbiamo portati a questo livello. Noi auguriamo ogni bene a questi bambini, noi speriamo che loro raggiungano delle mete, che loro riescono a prefissarsi, ma che soprattutto siano leali, onesti e sinceri e rispettosi dell'altro, sempre.